E arriva finalmente la quarta sezione della Wasteland, dove compare l'acqua, lo capiamo già dal titolo, Death by Water, la morte per acqua. Così, dopo le prime tre sezioni, che erano dedicate agli elementi materiali, come la terra, nel caso della prima sezione, The Burial of the Dead, la sepoltura dei morti, e quindi gli scacchi con la seconda sezione, A Game of Chess, e ancora il fuoco con The Fire Sermon, la terza sezione, finalmente si giunge a questo elemento dell'acqua, anche se bisogna dire che la sezione precedente, il Sermone del Fuoco, più che fuoco, conteneva immagini di acqua. Solo alla fine la terza sezione ha veramente evocato immagini di fuoco, con quel burning, 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 ardere ripetuto quattro volte. Ora invece arriva l'acqua che spegne il fuoco. Si tratta di acqua di morte che spegne le passioni. E quest'acqua ci riporta indietro all'inizio della Wasteland del poema, quando abbiamo fatto la conoscenza di Madame Sosostris, la famosa chiaroveggente. Quella che aveva detto, temi la morte per acqua. La morte per acqua arriva in modo poco chiaro, in una sezione essa stessa poco chiara. Il testo richiama collegamenti intertestuali, dal momento che comincia con Flebas il Fenicio, morto da 15 giorni. Flebas il Fenicio ci ricorda Cartagine, e quindi Didone, una donna abbandonata, esattamente come Elisabetta, come Cleopatra che abbiamo visto nella sezione precedente del Sermone del Fuoco, ma ricorda anche il marinaio fenicio annegato e quindi la morte per acqua. Normalmente la terra e l'acqua sono i simboli della vita, mentre il fuoco e l'aria sono i simboli della morte. Ma sono anche ambigui, dal momento che l'acqua può essere acqua di morte, mentre il fuoco può essere fuoco di passione. L'acqua è ambigua perché può riportare la vita, ma può essere anche acqua di morte, esattamente come lo sradicare dalla terra, che significa elevare in alto, ma allo stesso tempo significa anche uccidere una pianta. E tutte queste cose non sono casuali, perché all'interno della Wasteland tutto questo ragionamento sulle piante, sullo sradicare, sull'acqua che può portare alla rigenerazione ma anche alla morte, è uno degli elementi fondanti del poema. Flebas il Fenicio ci riporta alla dimensione mercantile delle carte della visione della chiaroveggente Madame Sosostris. Quelle sono le perle che furono i suoi occhi, guardate con quel look ironico, perché gli occhi sono diventati delle perle e non possono più guardare. Forse Flebas il Fenicio, che è morto, è questo cadavere e sono suoi gli occhi che sono stati sostituiti da delle perle. C'è un rapporto intertestuale tra la Wasteland e Shakespeare che acquista però una nuova dimensione, perché se nel primo caso, quello di Madame Sosostris, questa citazione della tempesta di Shakespeare veniva inglobata all'interno del testo della Wasteland e quindi c'era un rapporto tra il testo di Eliot e il testo di Shakespeare. Ora invece il rapporto è tra il testo di Eliot e lo stesso testo di Eliot, che a sua volta è collegato in maniera intertestuale a Shakespeare. L'immagine del cadavere annegato ci riporta quindi a un'altra immagine fondamentale del poema, quella del Fisher King, del re pescatore legato ai riti della vegetazione, la morte per acqua per la rigenerazione rituale. Flebas il Fenicio è morto da 15 giorni e questo particolare ci fa uscire dal tempo del mito per entrare nel nostro tempo. Flebas il Fenicio è un personaggio che appartiene alla cornice mitica, ma ora sembra espandersi nel tempo e arrivare fino a noi. È distante da noi appena 15 giorni, il tempo cioè da cui è morto. Dimenticò il grido dei gabbiani e il fondo gorgo del mare. Il gabbiano è un animale
puro e candido quando lo vediamo tutto bianco, ma in realtà è anche un uccello ambiguo perché si ciba di cadaveri. Quindi è connesso alla morte ed è connesso al cane del giardino di Stetson, quello che con le sue unghie poteva dissotterrare il corpo piantato in quel giardino. Il gabbiano che si nutre di cadaveri potrebbe mangiare il cadavere di Flebas il Fenicio, impedendo la rinascita rituale, esattamente come il cane di Stetson, che dissotterrando le ossa di quel cadavere piantato nel giardino impedirebbe la rinascita. E quindi il testo prosegue: e il profitto e la perdita, due termini che ci riportano perfettamente all'interno della dimensione mercantile, che è quella di Madame Sosostris, che fa profezie in cambio di denaro. Ma allo stesso tempo questa dimensione del profitto e della perdita si connette anche alla famosa frase: quelle sono le perle che furono i suoi occhi. Cioè, nel momento in cui un cadavere perde la vita, acquista però delle perle al posto degli occhi, quindi perde qualcosa, la vita, e guadagna un inutile orpello, delle perle, che quindi arricchiscono il cadavere ma lo privano della facoltà di vedere. Ma la dimensione mercantile ci riporta anche a Mister Eugenides, che abbiamo già incontrato, il mercante di Smirne, che commercia uva passa, che allo stesso tempo ci ricorda le mammelle avvizzite di Tiresia, altro profeta mancato. Tutte immagini che si giustappongono all'interno del testo e che ora sono tutte accomunate dall'acqua. L'acqua della morte per acqua. Ora tutte queste figure, queste immagini, annegano insieme nell'acqua. Una corrente sottomarina gli spolpò le ossa in sussurri. È un'immagine di distruzione, forse, dell'effigie del re pescatore buttato in mare per la rigenerazione. Quindi sembra che questa volta la rigenerazione venga bloccata. Bones ricorda e si collega al cadavere irrecuperato nel vicolo dei topi, ma con lo spolpare delle ossa c'è anche l'immagine della frammentazione che è alla base di tutto il poema della Wasteland, che è costruito di frammenti, anche frammenti umani in questo caso. E queste ossa ci ricordano ancora una volta il cadavere piantato nel giardino di Stetson, quello che il cane con le sue unghie potrebbe dissotterrare. E quella volta il testo ci aveva ammonito, ci aveva avvertito di fare attenzione. La cosa singolare è che la corrente contiene già il cane. Infatti la pronuncia americana di questo termine, current, contiene car, che significa cane randagio, il cagnaccio. L'acqua dunque qui non ha alcuna funzione di purificazione e non offre alcuna salvezza. Al contrario, si ciba del cadavere di Flebas il Fenicio con la voracità di un cane randagio. E ricordiamo che il mare, oltre che cane, è anche topo, con l'immagine del vicolo dei topi. Contemporaneamente, nel corpo di Flebas, si reincarna il corpo di Atteone, che abbiamo già visto evocato all'interno del testo e che ha avuto una sorte molto simile, in quanto è stato sbranato, guarda caso, proprio dai cani. Il simbolo viene denaturalizzato, in quanto il testo ha distrutto il cadavere di Flebas non solo come immagine, ma anche come simbolo. Non c'è più niente da interpretare, perché non ci sono più cadaveri da rigenerare. Il mare cane, la corrente, current, si è dimostrato veramente amico dell'uomo, come il testo aveva profetizzato nel caso del cane di Stetson. Qui la profezia si avvera, anche se si avverte un senso di fallimento della quest, quest che è caratteristica dei cavalieri del Santo Graal, perché si assiste allo spolpamento di un cadavere da parte di un elemento come l'acqua, che invece dovrebbe dare la vita e quindi dovrebbe rigenerare.
E com'è che viene spolpato questo cadavere? In sussurri, whispers, sospiri, bisbigli che sono vergognosi e nascosti, perché non vengono pronunciati da una voce. Le ossa divengono volgari bisbigli di lussuria. E il testo allora ci restituisce la mobilità del cadavere, che si rialza, come affiorava e affondava. Passò attraverso gli stadi della maturità e della giovinezza, procedendo nel gorgo. Il gorgo è un'altra immagine di imbuto, trasformato in un girone dantesco, questa volta però fatto di acqua, riprendendo l'immagine dell'imbuto, della chiusura, anche dal punto di vista formale, della fine della sezione precedente, il sermone del fuoco. Gentile o giudeo, dice il testo. Frase che comprende tutta l'umanità, perché i gentili sono gli abitanti del mondo secondo la prospettiva ebraica. O tu che giri la ruota e guardi controvento. Sembra un'immagine di coraggio, di qualcuno che si oppone alla corrente, al vento che gli viene addosso. E sembra anche un incitamento a comportarsi così, a andare controcorrente. È l'uomo che sfida la realtà dell'esistenza in maniera quasi eroica. Ed è a lui che il testo si rivolge ricordandogli l'esempio di Flebas il Fenicio. Considera Flebas che un tempo fu bello e alto come te. Sembra un monito a fare attenzione alle lusinghe della mondanità. È in pieno una terminologia biblica che si rivolge a un uomo religioso, però con una fondamentale sfiducia nei confronti dell'umanità. In questo senso anche l'opporsi al vento, l'andare controcorrente, potrebbe significare l'invito a non opporsi allo spirito, a lasciare lo spirito soffiare dove vuole. E qui la sezione finisce. È una sezione brevissima, che è strana rispetto alle altre che abbiamo già incontrato. Ed è strana anche dal punto di vista stilistico, perché nelle altre sezioni le immagini mitiche apparivano incastonate all'interno di una serie di immagini e quadri molto realistici. La quarta sezione è già un salto nel simbolico, con un io che consiglia e un monito che arriva. Quindi ci sarà la quinta sezione che cambierà ancora una volta registro, perché si farà visionario, anche se non allegorico.